Questa cosa del Pitagora d'Arimi ve la devo raccontare perché è una, lui non lo sa, ma è una cosa che ci lega. Dunque, la Pitagora d'Arimi io l'ho fatta praticamente fisicamente. In un seminario teatrale, ho fatto seminario teatrale non per fare l'attore, ma per avere rapporto con il mio corpo. Ci sono riuscito, ma a 40 anni, e 30 anni fa. E teatro lungo, lo dopo scherzo. Mi misero, vedete, siamo adesso, è ancora meglio qui, mi misero nella posizione del Cristo. Provavo a fare la pietà ai contadini fisicamente. Ora, la posizione del Cristo, nella scultura, come quella descritta benissimo, è una posizione lieve, insomma, è il Cristo deposto, insomma, sulle braccia pietose della. Ma a farlo fisicamente è una durezza estrema. Tutti i muscoli sono tesi, perché la scultura, come tutte le altre, sono falsi, nel senso che non dicono la verità di me, la dicono in modo differito. Come le parole che si usano non per il loro significato banale, ma per un retro significato che l'artista gli dà. Anche la pietra contadini mi ha distrutto nella esperienza. Sono tornato pieno di dolore. Significa che quella non è una posizione fisicamente sostenibile. E come la figura del Cristo, così la parola, parla spesso della parola. E l'artista la usa per dire la verità, ma attraverso una falsità. Poi in cinema la stessa cosa, si fa la finzione per dire la verità. Se non si fa la finzione, se no sarebbe filmato in diretta, e voi sapete, filmati in diretta quando sono noiosi e falsi. E invece bisogna che l'arte si prenda la parola, nel caso suo, nel caso della poesia, la modifichi nel suo significato, nel suo segno. È quello che ha fatto lui, destrutturando questa. Quindi dalla pietà contadini torniamo alla parola che ha una, in italiano strana, è l'unica forse occasione in cui l'italiano è migliore del latino. Quindi c'è due parole per dire la parola. Uno è parola e l'altro è verbo. E tutte e due hanno un ancestrale significato sacro. Il verbo ha conservato un significato invece che viene dal sostitutivo di logos greco ed è il significato razionale della parola. Infatti quando si parla di poesia si dice la parola, non si dice il verbo. Il verbo è per antonomasia la parola che significa se stessa, insomma, senza retro significare. Invece la parola ha un'altra etimologia e viene dal latino medievale, soltanto che è parabola, manca poi la posta, siamo a chi dei quindi. Se avete presente la parola, la forma della parabola, capite che questa conserva un suo senso nel caso del libro di Mario, perché non è una linea dritta la parola che lui usa. Ma è appunto una parabola, nel senso che fa tutto un giro, ascende, discende, assume significati diversi a seconda di un caso in cui usa parola molto spesso le stesse, però incastrate in un contesto diverso significano cose diverse. Quindi per il poeta la parola è, diciamo che è un suono. Non è più la parola che noi intendiamo per comunicare, è un tipo diverso di comunicazione e lui crede di aver usato il sistema del web, ma ha inventato un altro aggetto, è tornato alla poesia, insomma, non ci nascondiamo. Lui è tornato alla poesia perché ha usato il web transitoriamente, come in una parabola, poi è tornato alla poesia. E io penso che, siccome non sono un affezionato di network, lo uso, ma strumentalmente, insomma, ritengo che